Signore e signori, benvenuti in questa nuova puntata della Tech It Classic. Oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a fare il portale del Nether e ci addentreremo in questo mondo. Ma prima di iniziare il video voglio fare un saluto, voglio salutare SamuZudas05 che me lo ha chiesto direttamente su Instagram, e se volete rimanere in contatto con me, ovviamente trovate tutto ciò che vi serve in descrizione. Detto questo, dobbiamo fare il portale. Innanzitutto il portale del Nether e, tenendo conto della mappa che è questa qui, io stavo pensando un attimino dove poterlo fare e mi sembrava che quella parete lì fosse la più adatta. Cosa voglio fare io? Ovviamente non voglio fare solo e soltanto un portale del Nether, bensì volevo fare una mezza costruzione, rimanendo comunque nel tema che è quello del legno che stiamo utilizzando per due costruzioni abbiamo fatto, però è quello che stiamo usando, e quindi volevo utilizzare il legno. Detto ciò, proverei innanzitutto di fare il portale cercando anche magari il centro, che dovrebbe essere orientativamente questo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1 me lo tengo per il semplice fatto che mi serve per poi metterlo nella transmutation table, che molto probabilmente, se non nella prossima puntata, ma già un po' più avanti, riusciremo a farlo. Adesso sta diventando notte, direi di andare anche un attimino a dormire per poi continuare meglio la nostra costruzione. Dicevo, allora, come lo voglio impostare questo portale? Innanzitutto andiamoci a prendere ovviamente anche dei mattoni, perché per arrivare lì avremo bisogno di una scalinata. Sono indeciso se fare un sistema di accensione o spegnimento del portale, non lo so ancora, vedremo un po'. Allora, mi serviva questo, forse questi e sicuramente questi. Allora, mi faccio un attimino un po' di questi qua. Ma c'è una crafting che posso portarmi? No. Pocket? No, non ci sta. Forse non era questa la versione, vabbè. Allora, mi faccio un attimino un po' di queste robe qui. Facciamo così. Bene. Ok, dovremmo avere un po' tutto. Magari mi devo fare solo le staccionate. Le staccionate me le vado a fare di questo legno. Allora, facciamo così. Non ce ne serviranno tantissime. Forse 16 possono anche bastare. Vediamo quante ne riusciamo a fare. E pace. Queste, sì, le possiamo fare anche. Molto bene, 22 ci dovrebbero bastare. Allora, come impostare questo portale? Devo anche mangiare. Oddio, ho finito il cibo. Vabbè, ci penseremo dopo. Al massimo adesso ammazzo qualche porcellino e poi vediamo. Allora, dicevo, prendiamo il legno grezzo e lo andiamo a posizionare tipo, allora, uno qui e uno qui. Stessa cosa la facciamo dall'altro lato, quello poi lo dobbiamo recuperare. Mi servirà però una piattaforma per dare un occhio. Ok, allora andiamo a rompere qui. Teoricamente è un design che si può fare in maniera speculare anche dall'altro lato, però visto e considerato che dietro c'è la montagna, proporrei semplicemente di farlo semplicemente da un lato. Allora signori, ho fatto un attimino un po' di aggiusti, ci ho perso un pochino di tempo. Vi faccio vedere qual è il risultato per ora, perché non è ancora terminato, però secondo me può essere un buon punto di partenza. Allora, il portale è questo qui. Ora, faccio vedere anche con lo zoom, non è male, però secondo me si può fare ancora qualche miglioria. Ora, lasciate perdere il fatto che magari è un po' campato in aria. Adesso dobbiamo vedere anche come fare, perché sicuramente dovrò terraformare un po' sotto per far sì appunto che non sembri troppo, diciamo, troppo appeso, ecco, mettiamola così. Ora, vediamo se ci piazzo un attimino queste, vediamo come si vede, potrebbe, no. Comunque ho notato, guardate come si spacca velocemente con l'ascia le slab, chissà come mai. Allora, invece se metto queste, sto facendo anche dei tentativi. Ecco, secondo me queste già possono andare meglio.
Sì, forse sì. Ora, togliamo un attimino qui. Ecco qua. Questa dovrebbe essere teoricamente l'entrata del Nether, ok? Perché è questa, non ce ne facciamo niente. Poi, stavo pensando, se posizionassi delle slab tutti intorno, che effetto dà, porca di una soletta? Che tipo di effetto darebbe? Ritorniamo un attimino su per vedere. Questo funge anche da... no, secondo me va a coprire quelli che sono i colori del legno. Quindi io direi di levare quelle tre slab che ho messo perché comunque erano una prova. Terraformare sotto, aggiungere qualche dettaglio che possa renderlo un attimino più carino. E poi niente, poi accenderlo ed entrare finalmente nel Nether. Quindi non pensavo di perderci così tanto tempo per ultimare la costruzione della, insomma, di questo design del portale del Nether. Però, signori, il risultato è questo qui. Ho fatto una scalinata in legno. Tenete conto anche del fatto che ci ho messo veramente tanto tempo, non perché il design fosse difficile, ma perché l'ho rifatto 3 volte, tipo. Perché all'inizio, se vi ricordate, c'era anche un pochino di mattoni. Stava bene, sì, però preferivo rimanere più sul legno. E alla fine questo è quello che è uscito. Adesso siamo pronti per entrare. Stavo pensando di fare l'episodio nel Nether in un'altra puntata. Però ho detto non vale la pena perdere poi una puntata in quale si possono fare altre cose. Magari ci facciamo un giro nel Nether così tutti insieme sperando di non morire. Ho tolto tutto quello che potesse servirmi. Oddio, lagatuzzo. Oh, salve. Ok, allora. Aspettiamo che si carichi. Mettiamo un waypoint noi. Aspetta. Così. Portale. Perfetto, perfetto. Diciamo anche che venire così nel Nether non è... Ah, ma ci sono... I Nether Ore, bene. Vabbè, ora noi non siamo venuti. Anche perché mi pare che picconare questi significa far incazzare. No? Vabbè. Vabbè, vorrei dire che questi me li prendo dopo perché ora sono venuto solo ed esclusivamente. Magari, ovviamente, se trovo del diamante, quello me lo schioppo. Non è. Sei incazzato? No? Ok, dicevo. Siamo venuti qui sostanzialmente per prendere quella lì. Quindi direi di prenderci anche un po' di netherrack, perché non è mai servita a niente la netherrack, però insomma se non la prendi non sei nessuno, sei un sfigato. Intanto ci facciamo anche una stradina per salire. Se riusciamo a vedere da qualche parte una fortezza, non so se questa versione ne è provvista, credo di sì, non lo ricordo più che altro. No, porca pu! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Scop, 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 scop. È morto, io non c'entro niente. No, è morto da solo. È morto da solo. Scusi, scusi. Ma porca. Sono finiti? Ok, allora. Cosa? No, ma dai. Guarda lo stronzo. Ma vicino al portale si sono messi. Tutti là. Non scapperò più. Pepita, grazie. Dicevo, sti stronzi sono venuti a mettere qui. Ma io non c'entro nulla. Non sono stato io. Forse se mi vedono con la spada. Quindi no, c'è pure un ghast. C'è pure un ghast. Mi colpisce? Forse è quello. Porca miseria. Questi posso prenderli, vero? Sì. Non do fastidio a nessuno. In fin dei conti, quello che dobbiamo fare semplicemente è rompere queste due cose. Detto questo, signori, io direi che comunque la puntata può finire qua. Abbiamo costruito il portale. Quanti soldi! Abbiamo costruito comunque il portale. È andato abbastanza bene, mi piace. Fatemi sapere se il design è di vostro gradimento. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se vi va di lasciare un commento e un mi piace, siete sempre i benvenuti. Noi ci vediamo ad una prossima puntata della Tech It Classic. Siamo pronti? Sei incazzato, via! Via, 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 via.